qua con un bel CD che posso dire proprio che era ora che venisse prodotto da Mindà, un CD da a valvole che diciamo riporta la stessa estetica, la stessa fattura, diciamo, di tutti gli altri apparecchi Mindà. Si chiama MCD200. È un CD costruito bene, bello, bello solido, al telaio in acciaio da 2 mm più alluminio di alto spessore, quindi abbiamo, come sempre ci ha abituato Mindà, delle dimensioni generose. Vedete qua proprio è un bel pannello anteriore che sarà almeno 15 mm, tutto lavorato a controllo, e il telaio in alluminio anche questo di alto spessore, con questa botola qua praticamente, dove vediamo le due valvoline, le valvoline drive, che adesso non ricordo, sono due valvole americane, sono le 5770. Dunque, parliamo del prezzo. Siamo nel 2013 e circa a un prezzo di 1100 euro, che è praticamente in stile, forse stile non è giusto, però si rapporta con altri prodotti molto simili di questa caratura. La meccanica, che ora ve la faccio anche vedere, che vediamo se riesco a mandarla fuori, ok, eccola qua, vedete, è una meccanica della Sony, esattamente il modello 213C. Questo lettore CD qua ha una conversione upscaling da 44-88 e addirittura arriviamo a 176 kHz. Abbiamo degli operazionali Burr Brown, il Texas OPA 2604. Insomma, come sempre ha fatto Mindà, ci ha dato un prodotto di fascia piuttosto alta. Andando alla recensione un po' più terra terra, un po' più come piace fare a me, direi che è un valvolare, un lettore CD valvolare che è molto rotondo, molto piacevole, molto pastoso, insomma, assolutamente non affaticante. Bene, ve lo faccio vedere dentro, se riesco, un attimino. Questo lo appoggiamo qua, io ve lo inclino un po' così, così riuscite a vederlo meglio. Ecco, come dicevo, vedete la meccanica della Sony, e qua abbiamo un bel toroidale per l'alimentazione, ok? Questa è tutta la parte riguardante, come dicevo prima, all'alimentazione, e qua abbiamo tutto il discorso della conversione. Le valvoline sono molto molto carine, hanno messo sotto un LED blu che le fa illuminare, sono veramente accattivanti alla vista. Dietro la meccanica, posso farvi vedere, ecco, vediamo, abbiamo le due uscite classiche RCA, abbiamo l'uscita coassiale e qua l'alimentazione con il suo fusibile qua. Ah, ecco, spiego una cosa, perché alcune persone bruciano i fusibili e mi dicono: ma non capisco. I fusibili in questa posizione si va con un cacciavitino sotto, che c'è un leggero taglietto, si tira fuori il cassettino e lì troviamo il fusibile da cambiare se lo bruciamo. Naturalmente, se si brucia i fusibili non è una bella cosa, è meglio intanto metterne uno della stessa qualità e anche capacità. Se continua a bruciarle, è meglio portare il tutto da un tecnico. Ecco, l'oggetto è questo qua, Mindà MCD200. Ti raccomando, è qualcosa di incredibile, perché è fatto benissimo, è in alluminio nero, praticamente lavorato dal pieno, fresato con... Qua gli hanno messo addirittura 6 brugole incassate, scusate, 6 cacciavite a stelle incassate, e vabbè, i comandi sono classici, abbiamo
il numero della traccia e tutti il play, il stop, il repeat e via scorrendo, ma è veramente, guardate che roba, bellissimo. Ahimè, non sono bellissime le istruzioni, che sono in cinese e in inglese. Come tutti gli apparecchi cinesi, sono sempre abbastanza striminziti o striminzite, vedete qua, tutto in inglese, insomma, qualcosa ci si capisce, ma è bene. Un saluto da Davide di Audio Costruzioni.